Buongiorno a tutti. Allora, io mi presento brevemente, sono Valeria Savoia, sono dipendente della BASF Construction e mi occupo di promozione tecnica e in questo momento sto lavorando anche su questo progetto che riguarda appunto l'implementazione del BIM. In particolare il titolo recita BIM e prodotti per le costruzioni, dalla manutenzione ai nuovi progetti, digitalizzare le soluzioni della chimica delle costruzioni, che è un titolo noiosissimo. Però mi sono resa conto che in un titolo molto lungo che mi porta via già un bel po' di tempo di quello che ho a disposizione solo per leggervelo, in realtà è già un po' riassunto tutto quello che, di cui vi voglio parlare. Quello che quindi farò con voi in questi pochi minuti è estrapolare un po' i concetti base per spiegarvi di che si tratta. Parliamo prima di tutto di manutenzione e nuovi progetti. Perché di questo noi ci occupiamo, cioè di lavorare sul nuovo con additivi per calcestruzzo e sulla manutenzione con prodotti che operano per risanare ciò che non è più sano. La filiera è complicata, lo sapete meglio di me, penso che sfondo una porta aperta, ci sono tanti attori, ci sono tante tappe. Noi ci collochiamo appunto tra i produttori di componenti che finora non è che sono intervenuti nel parlare. I relatori prima di me vi hanno spiegato tante cose, io non vi spiegherò tante cose, mi limiterò a dirvi che cosa, come l'azienda per cui lavoro sta cercando di entrare in questo mondo che è affascinante e complesso nello stesso tempo, ma inevitabile. E parliamo, scusate, torno un secondo indietro. Parliamo di nuovi progetti, quindi vi dicevo di additivi, e capire che l'additivo è qualcosa di positivo è facile, è intuitivo, perché lo aggiungo a un conglomerato e lo rendo migliore, lo rendo più lavorabile, durevole e sicuramente più prestazionale. Se parliamo di manutenzione, la gente comincia a dire oddio devo spendere, oddio non funziona, oddio mi si è rotto. Mi faccio aiutare da questa slide, da questa foto. Questo è un vaso che è stato riparato in questo modo che vedete nell'immagine. Dice il saggio, perché i saggi giapponesi, togli la cera, metti la cera, ci insegnano un sacco di cose, tra cui in questo caso riparare qualcosa con l'oro lo rende più prezioso. Qualcosa che si è rotto, se riparato in modo intelligente, lo arricchisce, cioè fa sì che una cosa è più preziosa perché manifesta la sua storia. Ora, se voi andate da un committente e gli dite che se si è rotto il copriferro è una cosa positiva, forse non la vive con questa, diciamo, grande introspezione, però sicuramente il concetto è un po' metaforico. A volte con qualcosa che io vado ad aggiungere per sistemare posso dare un valore aggiunto all'oggetto stesso. Questa è un'altra citazione che ho trovato, ammetto con molta ignoranza, sulla rivista che danno sui voli all'Italia. Sfogliavo durante un viaggio di lavoro e mi è saltata all'occhio questa citazione, che ho subito collegato al lavoro che faccio, il che può essere visto come una cosa positiva, cioè guarda quanto le piace il suo lavoro, o negativa, cioè forse ho bisogno di un po' di ferie, cosa che ho fatto poi. Comunque la citazione recita questo: c'è una crepa in ogni cosa, e è da lì che entra la luce. Anche qui, se un committente vede entrare la luce da una crepa, forse vi collassa davanti, ma se noi la vediamo con uno spirito un pochino più metaforico e romantico, anche in questo caso, come prima, si può associare a qualcosa che io vado a riparare, qualcosa di migliorativo. Quello che quindi migliorativo è anche il BIM nel concetto delle costruzioni. Io, in modo molto molto ignorante, e quindi mi perdoneranno i relatori che hanno parlato prima di me, che sono anche accademici e studiano il BIM da 5-10 anni, associo il BIM a dei mattoncini Lego. Ora forse mi vorranno tirare un mattone digitalizzato in testa, però il concetto è che associo agli oggetti che prima c'era stata una carrellata veloce, che può essere appunto una tegola, una trave, un mattone, associo delle informazioni che sono dimensionali, sono prestazionali e che devo inserire in un formato interoperabile che poi è digitale, di base deve essere poi letto da un software che contiene tutte queste informazioni. La mia domanda
è stata questa, ma se invece di avere dei mattoncini io ho delle pozze, cioè qualcosa di informe che non è tanto facile da definire dal punto di vista geometrico, come può essere un additivo per calcestruzzo, arriva in una tanica, si aggiunge a un conglomerato che non ha geometria neanche lui, che viene gettato per creare degli elementi strutturali che a seconda della forma che hanno hanno prestazioni diverse. Oppure cosa succede a una malta che possa applicare nello stesso lavoro con uno spessore da 5 mm a 10 cm se sto ripristinando, o un impermeabilizzante che di solito non è mai un prodotto, si parla sempre di un sistema, abbiamo il primer, il filler, la membrana, la finitura e chi più ne ha più ne metta. Quindi la mia domanda è stata questa e la risposta è stata che bisogna associare quindi a questi oggetti non tanto una geometria e solo le prestazioni, cosa che magari è già stata fatta, ma un qualcosa di più complesso, un sistema di informazioni che aiuti a capire quali sono le condizioni al contorno per scegliere la giusta soluzione e nello stesso tempo quindi tradurle in qualcosa che poi deve essere letto da un software e che deve contenere tutte queste informazioni a tutto tondo del prodotto. Quindi non è tanto una true story quanto una new story sul BIM. Digitalizzare quindi le soluzioni della chimica delle costruzioni, perché di chimica di costruzioni si tratta. Non lo stiamo facendo da soli, ci stiamo avvalendo della collaborazione del Politecnico di Milano col quale stiamo portando avanti questo progetto. Quindi si passa dalla chimica, quindi dallo studio delle molecole, a un prodotto per edilizia che però non è facilmente digitalizzabile, lo scopo è farlo diventare un mattoncino Lego come gli altri e quindi poterlo inserire in un sistema complesso, ma sicuramente completo di informazione. E concludo con questa citazione, in questo caso di una mia collega chimica, che dice che tutto è chimica, quello che tocchiamo, che mangiamo, che vediamo, che respiriamo, vuol dire che la chimica è in tutte le cose, a maggior ragione la chimica deve essere anche dentro al BIM, la chimica delle costruzioni in particolare. E vi ringrazio per l'attenzione.